Perché stavo per tirare un destro a un pilota del team di mio padre mentre ero a lavorare per loro ad Abu Dhabi? Oh, wow! Tra pochissimo ve lo racconto, ma prima alcuni appunti. Come avete visto dagli altri social, sono appena tornato dai test MotoE a Erez. Robe folli. Non vedo l'ora di farvi vedere tutto qui sul canale. Quindi, oltre ad essere iscritti qui, peccato mortale se non lo siete, fatelo anche su Insta e gli altri social, così potrete rimanere aggiornati in tempo reale, al contrario di qui su YouTube, perché ovviamente ci metto un po' a elaborare e montare i video. Ma veniamo a noi. Avete apprezzato tantissimo i video sulla mia storia pre-social network, quindi ho deciso di andare nel dettaglio di qualche particolare esperienza che avevo appena accennato durante quegli anni. Visto che siete caldi con la prima gara di Formula 1 e Drive to Survive su Netflix, che sta facendo come al solito strascalpore, ho optato per le quattro ruote e quei 14 giorni folli durante l'ultima gara dell'anno ad Abu Dhabi nel lontano 2016. Per chi ha visto il video sulla mia storia si ricorderà che quel momento coincideva con il gran casino che avevo in testa tra box, lavoretti saltuari, stagista nel team, ufficio, transizione tra moto e non moto, trovo i soldi per correre, non trovo i soldi per correre. Insomma, se ve lo siete persi andatevelo a recuperare, noi andiamo avanti. Tra una cosa e l'altra mi viene chiesto di andare giù ad Abu Dhabi per l'ultima gara dell'anno e i test di fine stagione. Obiettivo? Inserirmi nell'ambiente, fare un po' di pubbliche relazioni con i giovanissimi piloti della Formula 3 e gestire tutte le GoPro delle auto che scenderanno in pista durante i test. Easy, direte voi. Assolutamente sì, fino a quando un pilota non paga 25.000 euro per una giornata di test. E dove soprattutto non ci può essere nulla che va storto dalla macchina alle GoPro che sono montate sulla monoposto e che deve registrare assolutamente tutto e non si deve inchiodare mai. Ma voi conoscete GoPro, vero? Anche se non è colpa vostra che si inchiodano queste benedette GoPro, il culo ve lo fanno a voi, cioè a me. Ma come funzionano queste due settimane di gara barra test? Averlo vissuto da addetto ai lavori è stata un'esperienza ovviamente incredibile. Partiamo dal weekend di gara. Arrivi in questo posto che sembra dimenticato da Dio fino a quando non ti avvicini al circuito. Hotel futuristici, ristoranti da mille e una notte, supercar che passano da tutte le parti. Cioè, se hai ad esempio una Ferrari 488 sei un poveraccio, per capirci. Di conseguenza una quantità di faiga incredibile, ma non è la faiga quella che incontrate in giro a Milano. Devo cercare di spiegarvelo per non far incazzare le femministe. Allora, puoi rispettare questa cosa per le donne? Tantissime belle ragazze accompagnate da personaggi con delle fisionomie un po' discutibili, diciamo dame di compagnia. Andiamo bene. Oltre a questo, livelli di sicurezza da pentagono. Per farvi capire, ogni volta che entravi in hotel avevi il metal detector come quando vai in aereo, cioè controllati sempre in tutto e per tutto. Follia, non mi era mai successo sinceramente. Il tutto condito da un'atmosfera futuristica, sembra di stare realmente in un altro mondo, fino a domenica. Poi ci arriviamo. Per il team è una delle trasferte più difficili dell'anno. Hai sia la fatica e la tensione della gara e poi subito dopo devi rimettere tutte insieme perché ci saranno appunto gli altri giorni di test per la nuova stagione, dove tra Formula 2 e Formula 3, quindi un totale di 5 auto, si susseguono uno via l'altro i piloti che provano tutte le varie scuderie, quindi saltano dalla macchina, salgono sull'altra per capire la qualità appunto della vettura, del setup, come ci si trova con quel dato team, dati alla mano se vanno più forte lo stesso giorno con una macchina o con un'altra. Tutto questo alla modica cifra di 20-30 mila euro al giorno, che dipendono dalla quantità di gomme usate, dalla quantità di giri effettuati, dalla tua velocità come pilota e altri parametri, insomma. Pensate che durante questi test di giri veri dove puoi fare il tempo sono a massimo 4/5 su un totale giornaliero di 40. So già che vi starete chiedendo perché. Perché con il tipo di gomme che viene usato non si può spingere sempre, ma bisogna fare i push e i giri di cooldown.
inoltre ha un minimo qualche giro con le gomme usate per capire come si comporta la vettura, esattamente come quando avevo fatto il test io, non so se ve lo ricordate, al Mugello con la GP3. Posso fare più down adesso? Forse ancora. Esperienza incredibile. Per farvi sentire un po' vecchi, il 2016 era l'anno della vittoria di Rosberg su Hamilton e in GP2, cioè la Formula 2 attuale, Pierre Gasly si battagliava il campionato con Antonio Giovinazzi, che purtroppo alla fine è arrivato secondo. La sera di fine campionato me la ricorderò per tutta la vita. Sono quelle sere dove respiri un'atmosfera magica, tipo una notte da leoni per capirci. Cioè, ti sembra che potrebbe succedere di tutto. E, appunto, quella sera è successo di tutto. Dopo le premiazioni per i campionati Formula 2 e Formula 3, incrociai un mio amico di Milano completamente a caso. Ehi, bro! Che lavorava appunto per uno sponsor all'interno della Formula 1. Mi chiese cosa facessi lì e se mi andava di provare a entrare nella classica festa di fine anno con piloti di Formula 1, Formula 2 e tutto il resto, che era ultra mega ristretta ed era veramente difficile entrare. Ma lo vedevo bello convinto, quindi gli dissi proviamoci. O come direbbe il buon bello figo, proviamole. Secondo voi cosa successe lì davanti? Esatto. Ci rimbalzarono allegramente. Ma quella sera ci fu una frase che mi rimase impressa nella mente fino ai giorni nostri. Per andare più nel dettaglio, lì sulla porta della discoteca, mentre aspettavamo di essere rimbalzati, c'era anche mezzo schieramento di Formula 2 e un pilota davanti a me, nel parlottare con un altro, disse, ovviamente non posso dirvi il nome del pilota, ma chi è veramente appassionato potrebbe intuire chi è. In ogni caso disse, a me delle gare non me ne frega nulla, oggi sinceramente non vedevo l'ora che finisse, l'unica cosa che mi piace delle gare è questo. Tradotto, faiga, discoteche, feste e tutto il contorno, insomma. Non dite, è un italiano! Ovviamente era in inglese, parentesi. Comunque io ero lì dietro e volevo saltargli al collo e strozzarlo. Chi ha il pane e non ha i denti, i denti il pane. Avete capito il proverbio, insomma, è quello lì. Ero incazzato, ero parecchio incazzato. L'ambiente delle corse ad alto livello in monoposto, principalmente gli ultimi gradini per arrivare in Formula 1, sono un ecosistema molto particolare. Abbiamo da una parte quei 4-5 predestinati, vedi per esempio il Leclerc, Rosberg, Pierre Gasly, Norris, Russell e tutti questi che vengono presi dalle case automobilistiche quando hanno 5 anni, gli pagano tutto, sono veramente dei mostri, bello, stupendo. Poi abbiamo una via di mezzo dove ci sono quelli comunque veramente ricchi che pagano da soli con magari qualche sponsor che li aiuta e corrono. E poi abbiamo questa ultima fascia di 4-5 piloti che probabilmente sono quasi più spinti dalle famiglie a fare questa roba qui, a loro non gliene frega neanche tanto ed è il loro giochino. La domenica invece che stare a casa loro a far casino, a far festa, vanno in Formula 2 a spendere 1.700.000 euro per una stagione per divertirsi. Come vi stavo dicendo prima, una stagione costa di media, perché appunto i team più forti potevano chiedere anche di più, 1.700.000 euro, danni esclusi e spese escluse. E quando penso alle moto, mannaggia Carmine, potevamo correggere MotoGP. Vabbè, andiamo avanti. Tornando alla serata folle, dopo il rimbalzo della mega festa discoteca, per cercare di salvare un po' la faccia, questo mio amico prese il telefono e chiamò il classico amico degli amici per vedere che situazione c'era in giro e spuntò la classica festa sullo yacht mega top power incredibile. E io ero già pronto a prendere, andarmene a casa, ma mi fidai. Quindi ci incamminammo verso la marina di Abu Dhabi, dove appunto si era svolto anche il Gran Premio. E non solo esisteva lo yacht, ma mi si presentò davanti una situazione
che non mi si era mai presentata e mai mi si ripresenterà, almeno credo. Per dire quello che posso dire, a parte lo yacht in sé che era un modestissimo 50 metri più o meno, c'era una discoteca all'interno, ma non una sala adibita a discoteca, una cazzo di discoteca fatta proprio apposta con le luci, il fumo, il DJ. Ok, ci siamo capiti. E con un rapporto uomo-donna veramente spostato verso il femminile, incredibile. Parliamo di un 30-70% e soprattutto la bellezza. Cioè, mi sono innamorato tipo 75 volte nell'arco di 2 minuti e mezzo. Ma bisognava mantenere l'ormone basso e l'occhio molto vigile, perché il tipo di ragazza era quello descritto all'inizio del video. Diciamo che non era proprio la classica universitaria di Abu Dhabi, per capirci. Quindi mano bella appoggiata sul portafogli, spalle al muro e movimenti ben controllati. Per quello che invece non si può dire, per farvi capire, la frase che ho usato di più su quello yacht, barca, chiamatela come volete, è stata: no grazie, gentilissimo, sono a posto così. Dato che copulare non si poteva copulare, perché non si sapeva il giorno dopo se venivi arrestato, se venivi diseredato, se venivi portato in qualche prigione dell'Oman, insomma, meglio di no. E soprattutto, a parte questo, era un po' una situazione molto borderline per i miei standard. Mi sentivo proprio come un pesce fuor d'acqua, quindi dopo un'oretta presi e me ne andai verso l'hotel, anche perché il giorno dopo, per fortuna, era di off, tradotto era un giorno di pausa, ma comunque in ogni caso 2 giorni dopo bisognava iniziare a lavorare pesante e cattivo e svegliarsi a degli orari interessanti. Ed è qui che viene il bello: al mio risveglio non credevo ai miei occhi. Quella città che per i 3 giorni precedenti del Gran Premio era piena di vita, brulicante di persone, non esisteva più. Era esattamente come i classici film western, con il vento che soffia e la balla di fieno che gira e salta nel completo deserto. Le ragazze sparite, i metal detector sparite anche quelli, le supercar mai più vista una. Praticamente sembrava fosse rimasto solo il paddock, Formula 1, Formula 2, Formula 3. Finito il giorno di pausa, iniziarono i test. Ed è proprio da quel giorno che iniziai a odiare GoPro con tutto il mio cuore. Per chi mi segue da un po' sa questo mio amore e odio per questa marca. Impazzivo perché l'unico punto dove si poteva attaccare la telecamera era veramente molto soggetto a sollecitazioni e vibrazioni, e mentre correvi da una parte all'altra per cambiare le GoPro, formattare le schede, caricare i video e tutto il resto, dovevi anche capire come non far inchiodare queste benedette GoPro, perché un video c'era e l'altro no. In mezzo a tutto questo, i piloti si cambiavano sulle auto a un ritmo che in verità non era velocissimo, perché parliamo di ogni 2 ore, 2 ore e mezza c'era il cambio pilota, ma in ogni caso con tutte quelle robe lì non avevi manco il tempo di scambiarci più di 2 parole. Alcuni educatissimi e gentilissimi, altri i classici figli di papà arricchiti, ma non i figli di papà di Milano, i figli di papà arricchiti livello over, cioè parliamo, ripeto, di gente che paga milioni di euro per delle stagioni di gare, cioè siamo capiti. Quindi, per farla breve, molto maleducati, molto strafottenti e che se la sentivano a un livello incredibile. E purtroppo nel casino mi successe di fare la cazzata con il pilota sbagliato. Mentre correvo tra una auto e l'altra, ripeto, per ste cazzo di GoPro monta smonta bla bla bla, inciampai in un casco appoggiato per terra di questo pilota e lo feci rotolare. Io, completamente desolato, non feci in tempo ad alzare la testa per scusarmi che lui mi fulminò con lo sguardo e mi disse: "You fucking moron", tradotto: fottuto idiota. Dopo tutto il giorno con 35 gradi che correvo avanti e indietro, sentirmi dire una roba del genere da uno sconosciuto, faccia di cazzo, e vi assicuro c'era proprio quella faccia lì da schiaffi, mi fece salire un'adrenalina e il classico sudore freddo di chi sta per partire con un montante.
Prepara tre casse. Ma la verità è che alla fine la situazione era abbastanza ridicola. Io e questo pilota alto 1,60 m con un fisico da sollevatore di polemiche, che ci guardavamo tipo in cagnesco, secondi che sembravano ore, ma alla fine pensai che aveva sborsato 25.000 euro per fare una giornata di test, e soprattutto pensai che nonostante tutto bisognava tenere una certa professionalità anche in questa situazione. Dissi semplicemente I'm sorry, mi girai e continuai con le mie cose. E poi il bello è che l'intorno nessuno gliene fotteva un cazzo, perché c'era il rumore delle macchine, casino, quindi era proprio una roba tipo western, cioè uno contro l'altro. Nessuno si è accorto di nulla. Per dovere di cronaca, dopo quel test il pilota corse il campionato Formula 3, non con noi, fece cacare. No, io gli uscito la cacca, mi sa. Fece un'altra stagione anche l'anno dopo, e poi fu disperso nelle lande desolate dopo lo strato del Bosforo. E non si ebbero più notizie, quindi direi bene così. Che dire, spero che questa breve storia personale vi sia piaciuta. Commentate qui sotto perché vi leggo sempre. E mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi perché è gratis. E a brevissimo inizierà la stagione sulle due ruote. E poi ancora, se fossi in voi, proverò a vedere se schiacciando sul pulsante mi piace cambia colore o meno. Così, giusto per provare. Provateci. Detto questo, gas come al solito, ci vediamo al prossimo video.